Benissimo, signori, l'ultima è una canzone francese, The Last One is a French Song, e mente no. I thought Jean-Pierre had a great tone to his voice, a very strong voice for that song. So well done, great performance. Bellissimo tono di voce, mi è piaciuto molto. Complimenti. Thank you. Stefania, come hai deciso di girare la sedia? What did you decide to turn your chair? Mais si vous avez chanté très bien ces chansons, ce n'est pas facile. C'est une chanson très connue. Et votre performance était vraiment excellente. Et surtout, vous avez chanté aussi avec votre cœur, hein? Vous avez de l'amant, vous êtes dans la chanson. Bravo. Ok, she said that he sang with a perfect voice, very powerful, strong, ha detto che gli è piaciuta molto la tua performance, hai cantato col cuore, con tanta forza e energia. Complimenti. E adesso Luigi, come farai a convincere questa volta veramente a venire con te? Sì, anche perché le signorine qui sono gelose. But why they are jealous? Hanno why? Stefania non è d'accordo. Comunque molto molto bravo, eccezionale, veramente, un'esibizione perfetta secondo me. Excellent, an excellent exhibition, really. Ok, so, now, what you're going to do now is very difficult your choice, è molto difficile la tua scelta, che cosa farai, con chi andrai? Guarda, aiutati anche con la grafica, you can even look on the screen. Io andrei con Luigi. Stefania, allora, prego! Benissimo, allora i giochi sono fatti, tutte le esibizioni sono terminate, all the exhibitions. Avete figlio di fare i bambini? Sembra kindergarten lì, Bene, tutte le esibizioni sono terminate, now it's over. We will see together how is the
the situation. Andiamo a vedere insieme com'è la situazione. Abbiamo il team 1, team number 1 with Dorian, con il capitano Dorian. Abbiamo Mona e Larry, due cantanti. With Luigi's team number 2, we have Ingrid, Tui and Ivan. E con Stefania, capitanata Stefania, team 3, we have Pasquale, Diane e Jean-Pierre. Quindi questa è la situazione. E adesso viene difficile, perché finora i nostri giudici si sono divertiti sulle sedie, ridevano fra di loro, scherzavano, però adesso il gioco si fa serio, perché loro dovranno, ahimè, eliminare alcuni concorrenti e portarne solo uno in finale. Quindi dovranno scegliere quella che per loro è la migliore voce del loro team. So now it's not anymore a game, now it comes the difficult part for our coaches. They have unfortunately to eliminate somebody of their team and choose only one voice for the final. Allora, facciamo così, chiamiamo subito team numero uno, Dorian, please come next to me. Facciamo entrare anche i cantanti del team di Dorian. Sei pronta? Are you ready for your choice? Eccoli qua, facciamo un applauso ai partecipanti del team number one, Dorian. So, Dorian, tell us something. Welcome to both my contestants. Thank you so much for being part of the show. It's a difficult one, but I'm going to go with Larry. Okay, vi ringrazio a tutti, ma lei sceglierà Larry. So, big round of applause for Larry. Larry, no, where you go? This side, please follow our Dorian. Potete seguire la nostra Dorian. E la prima scelta è stata fatta. We are the first finalist. And now, Luigi, ti prego di venire qui vicino a me. Come next to me. Let's make a big round of applause to Luigi's team. Facciamo entrare anche il team di Luigi, prego, accomodatevi pure. Tui, welcome, venite, prego, prego, prego. Allora, Luigi, ci hai pensato bene, ti sei messo la vostra coscienza. Have you think about your choice? Allora, dunque, è una scelta molto difficile naturalmente, considerando che comunque è un gioco. In ogni caso, e penso che porterò in finale lui. Tui in finale con Luigi! Good choice! Bravi ragazzi, prego, potete seguire Luigi, Tui? Please, you can follow Luigi. Ciao Tina! Hello, Tito, come ebbene, allora, secondo finalista scelto. We have the second finalist now. Please, Stefania, would you mind to join me here? Andiamo a scegliere il terzo finalista, facciamo entrare il team di Stefania, prego, accogliamoli con questo forte applauso di incoraggiamento per tutti quanti. Bene, benvenuti, eccoci qua, Stefania, eccoci qua, la tua scelta. È veramente difficile. It's really hard, we know Stefania. Perché sono tutti e tre bravi, i miei tutti e tre bravi. The trio team are really, really nice. Devo scegliere la canzone, scelgo la canzone, non lo so. You can choose the song? Perfetto, allora adesso vorrei invitare qui sul palco il mio valletto. Ma dove sei? My assistant, where are you? Non c'è nessuno che mi viene in supporto? Oh, guardate che bel ragazzo, lui, what a wonderful boy. Thank you so much. Allora, bene, facciamo un piccolo... ricapitoliamo un attimo chi sono i finalisti e ci aiutiamo con la nostra grafica, per cui regia, ti prego di mandare la grafica. Vediamo, we can see some short video clip for the finalist team number one, Dorian, we have Larry. I wanna wake up.
andiamo con il team numero 3 di Stefania, Jean-Pierre. Perfetto, eccoli qua, questi erano i nostri tre finalisti. These were our three finalists. And now, ladies and gentlemen, it's your turn. So, remote controls on your hand. Adesso, signori, è il vostro momento di entrare in gara. Pronti con i telecomandini, perché sarete proprio voi a scegliere chi sarà il vincitore. So, you will decide who will be the winner. So, if you prefer Larry, you have to press button number 1. Per Larry, signori, dovete premere il pulsante numero 1. Se volete votare per Tui, if you want to vote for Tui, press number 2. Per cui Tui, il numero 2. If you wish to vote for Jean-Pierre, you press the button number 3. Per Jean-Pierre, invece, dovete premere il pulsante numero 3. Vi ricordiamo, avete 10 secondi per votare la mia via. So you have 10 seconds to vote, and these 10 seconds start right now. Vote! 10 seconds! 10 secondi! Votiamo, 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 mettete i puntini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stop al voto. The game is over now. Le jeux sont faits, come dicono in Francia. Abbiamo, signori e signori, il vincitore, il finalista. We are the winner. But meanwhile, the computer is processing all the information before calculating who is the winner. Prima di vedere chi sarà il vincitore, perché il computer sta adesso processando tutte le informazioni, vi chiedo un forte applauso e accogliamo qui on stage tutti i coach con i loro finalisti. Let's make a big round of applause for our coaches and the finalists, Tori and Larry. Abbiamo Luigi con Tori e Stefania e Jean-Pierre. Benissimo, andiamo un pochino a sentire, sentiamo Larry. What do you think will be the winner? Chi pensi che sarà il vincitore? Tui will be the winner. Tui, your wife, ma tu giochi in casa, scusa, non è proprio così. Allora andiamo da Tui, scusami, Tui, permesso, scusate. Tui, what about you? What do you think? I'm already a winner because I'm married that guy. Oh, dice che lei ha già vinto perché ha questo marito stupendo, ha già vinto suo marito. Very nice. What do you make the guess? I don't know. Ok, non lo sa, non lo sa. Andiamo da Jean-Pierre, chi sarà le gagnant di questa edizione? Chi pensi che sarà il vincitore di questa edizione? Lui non lo sa, è molto diplomatico, dice che tutti hanno il diritto di vincere. Bene, però sarà soltanto uno il vincitore e chiederei al mio assistente di entrare con la busta e con il nome. I want to ask my assistant. Thank you so much. Ok, allora questa lì, perfetto. Signori, abbiamo il vincitore. Sono molto eccitata, chissà chi sarà. Ma in questa busta c'è il vincitore. We are the name. Wow, pronti? Quindi con il 44% dei voti. 44.